could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. È il giorno della verità per il Bassano, che ospita il Monza per il ritorno della gara playoff. Ricordiamo, la sconfitta della settimana scorsa obbliga i giallorossi alla vittoria, quindi un solo risultato utile, mentre invece i brianzoli possono contare sul doppio risultato favorevole. C'è il pubblico delle grandi occasioni al Mercante, circa 1500 gli spettatori presenti nelle tribune dei vari settori. Il primo tempo offre pochi spunti, poche occasioni da una parte e dall'altra. La prima occasione strada di Gauget, che con un colpo di testa la manda sopra la traversa. Al 19esimo, grande assist di Gasbarnoni, che mette su Decenco la palla buona, ma l'attaccante brianzolo non conclude. Ancora Decenco pericoloso, ma Bertoli chiude. Ancora Monza pericoloso da un cross di Gasbarnoni. Anghilieri al volo calcia, ma la palla viene respinta dalla difesa. Dalla destra, cross di Franchino, colpo di testa di Finotto che termina sopra la traversa. Il Bassano scende in campo nel secondo tempo con un'altra spinta. La prima occasionissima è subito nei primi minuti. Cartelli, tutto solo in area, la mette fuori di un soffio. Ma il Monza non sta a guardare. Al quarto minuto, con vita da fuori area, calcia un bel destro che Cano para facilmente. Tre minuti più tardi, occasionissima Gasbarnoni, che incredibilmente sbaglia da posizione favorevolissima. 16esimo, altra occasione Bassano, da calcio d'angolo di Lucas Correa, che scodella un pallone al centro dell'area, viene raccolto da Matteo Bertoli, che di prima intenzione calcia di destro e Castelli para. Pochi minuti dopo, ancora De Cinco pericoloso, salta Gauget, ma Cano esce in presa. Ancora da cross di Lucas Correa, Matteo Bertoli colpisce bene di testa, ma Castelli para. Bassano cerca la via del gol, Zizzeri spreca un'occasionissima su assist di Correa. Al 30esimo, doccia fredda Bassano, grande destro di Gasbarnoni che si infrange contro il palo, arriva sulla corsa De Cinco che insacca, gol del Monza, e qui per il Bassano cambia tutto. Ora deve cercare di fare due gol se vuole rimettere in piedi questa semifinale. Il Monza, che sembra indomabile, con un contropiede di vita la mette in mezzo per Morau, che scarica male, la palla termina altissima. Da un errore di Cano ci prova anche Grauso, da 45 metri la palla termina alta. 40esimo, altro grande assist di Gasbarnoni che mette vita solo davanti a Cano, ma il numero 1 giallorosso para. Ma è solo il preludio al gol, che arriva 3 minuti dopo, ancora vita che ha giocato un secondo tempo strepitoso, in sacca sull'angolino laddove Cano non può arrivare. A questo punto il Monza si porta su 2-0 e le speranze del Bassano sembrano veramente ridotte al lumicino. Ancora il Monza davanti, la raia col doppio passo, salta Bizzotto, calcio di destra, ma la palla termina fuori. Al 50esimo il Bassano accorcia le distanze e arriva il meritatissimo gol della bandiera. Marcello Matteos approfitta di una bella punizione di Correa e insacca. Termina qui il Bassano, quindi perde 2-1 e deve dire addio al sogno promozione.